Benvenuti alla seconda edizione del Tè della Salute, una nuova produzione di Teledeon realizzata con il Circolo della Sanità di Andria. Siamo convinti che il sapere scientifico e l'informazione facciano la differenza ed ecco che una nuova serie di puntate dedicate alla salute possono accorciare le distanze con i nostri utenti e telespettatori. Ecco quindi ogni puntata un nuovo tema diverso con l'aiuto di un esperto medico. In questa prima puntata vi parleremo di medicina generale tra passato, presente e futuro. Sigla e diamo il via al primo approfondimento di oggi. Eccoci qui all'interno del nuovo studio del Museo Diocesano di Andria in compagnia dei nostri ospiti e non poteva mancare anche in questa edizione l'ospite speciale, ideatrice della nostra trasmissione insieme agli altri soci del Circolo della Sanità di Andria, Flora Brudaglio, la Presidente, dottoressa Flora Brudaglio, che sarà il nostro supporto tecnico-medico in tutte le puntate di questa edizione. Dottoressa, ben ritrovata. Grazie, anche ben trovata a voi. E poi al mio fianco anche vi presento e saluto l'ospite di oggi, il dottor Graziano Zaccaro, medico di medicina generale. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'ospitalità. Dottoressa Brudaglio, ricordiamo ai nostri telespettatori la mission del Circolo della Sanità di Andria e dei suoi soci nel grande progetto contenitore che è intitolato, si chiama Tutti per la cura di tutti. Anche il Tè della Salute si inserisce bene e rientra in questa iniziativa per raggiungere chiunque. Un luogo di cultura e di arte proprio perché prendersi cura di se stessi e degli altri rappresenta un'arte da raffinare, vero? Sì, esattamente, proprio così, perché il Circolo della Sanità, che ormai compie 40 anni, lo dobbiamo dire, Graziano, siamo al 40° compleanno, ha questa mission veramente importante, che è quella prima di tutto di condividere degli ideali così tra di noi, in un clima di amicizia, di stima, di colleganza, naturalmente anche uno scambio di esperienze, di saperi, per poi poter tutti insieme fare promozione di salute nella comunità, anzi sostenere e favorire delle iniziative che possano anche migliorare la convivenza civile. Tutti per la cura di tutti, come hai detto, è sicuramente il grande contenitore che abbiamo elaborato soprattutto dopo gli ultimi eventi più catastrofici, quali per esempio la pandemia. Pensiamo che veramente ognuno di noi deve creare uno spazio mentale affinché possa la cura prendere piede, ma soprattutto una cura che diventa un'arte più raffinata e che permette anche di entrare in una relazione d'aiuto che metta al centro la persona. Quindi Tutti per la cura di tutti diventa un progetto in rete con tutte le altre realtà associative, con le istituzioni, per la comunità e per la salute della comunità. E allora, dottor Zaccaro, come mai è così importante la figura del medico di medicina generale? Ecco, io ho dato questo titolo a questa puntata proprio perché noi siamo visti, almeno negli ultimi tempi, come persone un po' ostili nel rispondere alle domande di salute dei nostri pazienti. E diciamo che noi lavoriamo con le persone e per le persone. L'unico problema è che noi abbiamo due datori di lavoro. I due datori di lavoro sono la ASL
che a un certo punto ci dà delle direttive per il risparmio sia economico dal punto di vista farmaceutico, ma anche dal punto di vista anche di spesa sanitaria in generale. E poi abbiamo i nostri pazienti. I nostri pazienti che, specialmente come diceva la dottoressa Flora, ultimamente ho visto, e penso anche i miei colleghi, un bisogno sempre crescente della domanda di salute. Noi non siamo, noi non vediamo i nostri pazienti come ricette o come esami, noi vediamo la persona. E io dico questo, a noi ci capita molto spesso vedere i neonati figli di pazienti nostri, che poi diventeranno genitori. Quindi fondamentalmente noi abbiamo veramente con mano il percorso di vita di queste persone qui, e che dobbiamo anche intercalare nell'ambito anche della situazione socio-economica e del periodo. E l'importanza nasce dal punto di vista storico nel 1987, dove secondo Andreotti praticamente mise su questa medicina. Adesso la chiamano medicina generale, medicina di base. Io vorrei essere chiamato medico di famiglia, proprio perché si viene a instaurare proprio questo rapporto con familiare, con i nostri pazienti. Ora, cosa sanciva questa legge? Sanciva l'universalità, l'equità dei nostri pazienti nelle cure, cioè queste persone dovevano essere curate e dovevano essere informate. Si è dato un ruolo centrale a questa legge per quanto riguarda anche la cura extraospedaliera. E come ho detto in precedenza, noi siamo nella famiglia, fondamentalmente conosciamo tutto questo percorso di vita, e ci dovrebbe essere nell'ambito del nostro lavoro praticamente una empatia. L'empatia ci dà la possibilità praticamente di entrare nelle famiglie e di conoscere i loro problemi, specialmente, come ho detto in precedenza, in questo periodo dove è aumentata sempre più la domanda proprio di assistenza. E questa empatia però certe volte ha un doppio senso, una doppia faccia della medaglia, cioè molto spesso capita che anche noi non dormiamo la notte, in quanto ci chiediamo se abbiamo dato il massimo, se potevamo dare di più e tutto quanto. Io penso che il ruolo del medico di famiglia è proprio quello, con professionalità, con grande saggezza, cercare di far sì che la persona segua un percorso senza perdere tempo e senza perdere soldi. Molto spesso adesso è il periodo dei social, è il periodo della TV che ti dice cosa prendere, non per niente ci sono pubblicità di farmaci e tutto quanto. Io penso che ogni persona, prima di accedere o in ospedale o tutto quanto, dovrebbe chiedere al medico di famiglia qual è il percorso giusto. Ecco appunto, dottor Zaccaro, cerchiamo di analizzare più nello specifico il ruolo fondamentale e basilare del medico di famiglia, nel senso come è cambiato questo ruolo nel corso del tempo e soprattutto la percezione di questo ruolo da parte dei pazienti. Allora, per il passato io posso dire tante cose, perché la mia esperienza con mio padre, visto che lui anche faceva il medico di famiglia, lui era il vecchio medico di famiglia, quindi ho potuto constatare con mano questa transizione. Io ricordo bene le persone all'epoca, il medico di famiglia nella sua stanza c'era il ricettario, il medico, il lettino, lo sfingomanometro. Non c'era il co-marketing per quanto riguarda i farmaci. Il co-marketing, la stessa molecola chiamata in nomi diversi, e questo in nome diverso, e questo logicamente crea ancora più confusione da parte del paziente. La visita si basava solo ed esclusivamente su un esame di addome, della pancia praticamente, del cuore e premologico. Poi dopodiché è cambiato adesso che ci sono i megastudi, le cosiddette medicine in rete o in supergruppo,
C'è la ricetta dematerializzata, dove il paziente viene da noi, cioè ci chiama, e quindi a un certo punto noi possiamo prescrivere il farmaco e lui va in farmacia con il discorso. C'è il discorso anche delle segretarie che fungono anche da front office proprio per quanto riguarda, e poi ci sono i computer. I computer che sono da parte nostra un'agevolazione, perché ci fa ricordare la scheda clinica del paziente, tutto quanto, però alla ASL tutto viene registrato, e quindi di conseguenza ora c'è anche la possibilità nell'ambito di uno studio medico di fare degli esami di primo livello, una densitometria ossea, un ECG, una spirometria. In passato questo non c'era, c'era il medico nella sua stanza, accoglieva il paziente. È passato anche il modo di approcciarsi del paziente. Io vedo ultimamente molte pubblicità sull'errore legale dei medici, e quindi fondamentalmente questo ci rende ancora più attenti. È cambiato forse anche la domanda, perché fondamentalmente oggi come oggi, con questo diciamo, periodo socio-culturale, economico, mancano gli ammortizzatori sociali. E questo è molto importante, e la dottoressa per il lavoro che fa ne sa qualcosa, ne sa. Quindi non dico che siamo in trincea, ma quasi. Ha parlato di trincea, ecco, quali sono le principali mansioni, quindi, e magari anche criticità da questo punto di vista per un medico generale di base? Le mansioni, potrei rispondere con una sola parola, la persona. La persona nell'ambito della totalità. E quindi di conseguenza ho detto, noi riusciamo a vedere i nostri pazienti nella totalità. Le mansioni ora sono molto aumentate, dalla visita, dalla prescrizione, dal mettere tutti questi dati nel nostro PC, e poi c'è una cosa anche positiva, la possibilità anche di visitare i pazienti a proprio domicilio. La ASL ci dà la possibilità, le cosiddette ADP, dove noi una volta al mese, due volte al mese, a seconda, diciamo, il nulla osta che la ASL ci dà, di andare a visitare il paziente a domicilio. Ora è cambiato anche il nostro approcciarsi nei confronti dei nostri pazienti. Si bada molto alla cronicità, si bada molto alla prevenzione. Ora la maggior parte del nostro impegno è quello di abituare il paziente a un nuovo stile di vita, che potrebbe essere la prevenzione anche dell'alimentazione, visto anche l'enorme diffusione delle malattie cardiovascolari, e quindi di conseguenza è pesante, perché dobbiamo in certo qual modo in 24 ore, perché io parlo in 24 ore del nostro lavoro, compiere tutte queste mansioni. Però a fine giornata è soddisfatto. C'è una grande soddisfazione. Assolutamente sì. E allora, tra le novità di questa seconda edizione del Tè della Salute, abbiamo pensato, dottoressa, di ascoltare il parere, il punto di vista tecnico di un esperto, sia qui in studio con noi, ma anche di un esperto universitario, per parlare del tema di questa puntata, nella fattispecie, ed è giusto precisare anche che in Italia i corsi di formazione di medicina generale sono di pertinenza delle regioni e degli ordini dei medici, e prendono il nome di corsi di formazione specifica in medicina generale. Ecco, ascoltiamo quindi cosa ha da dirci il dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. La pandemia da Covid ha evidenziato come la struttura organizzativa, che ha bisogno di maggiore interesse in termini di rivalutazione e anche per le difficoltà che ha mostrato, è quella territoriale. E parlando del territorio non può ovviamente non fare riferimento al medico di medicina generale. L'attuale organizzazione della medicina generale vede sul territorio un professionista sostanzialmente isolato, l'abbiamo visto durante il Covid, senza
che, come dire, potesse in qualche maniera riuscire a dare quelle risposte che l'emergenza richiedeva. E subito dopo l'emergenza questo isolamento è diventato un sovraccarico di lavoro notevole, perché il bisogno di salute da parte dei cittadini è aumentato e come tale ha bisogno appunto di risposte. Credo che oggi i medici di famiglia subiscono, come dire, una difficoltà che è quella proprio dell'organizzazione. Avrebbero bisogno di infermieri, avrebbero bisogno di collaboratori di studio, avrebbero bisogno di psicologi e di ostetriche, così come dei fisioterapisti per i trattamenti domiciliari. Eppure tutto questo lavoro poi in realtà non viene svolto perché mancano le figure professionali. Allora l'evoluzione della medicina generale oggi non può che andare verso una visione di equipe dove la multiprofessionalità, ma anche la multidimensionalità degli interventi diventino cardini proprio di un nuovo modello assistenziale. Il progetto delle case di comunità che il governo propone oggi prevede dei centri che possano diventare punti di riferimento. La capillarità resta, come dire, la caratteristica importante proprio della medicina generale, perché consente ai medici di essere presenti in ogni ambito e in ogni luogo del paese, in ogni comune di questo grande paese, nonostante le diversità orografiche. E quindi c'è bisogno di raccordare, questo si può fare attraverso le aggregazioni funzionali territoriali, i medici di famiglia con il sistema delle case di comunità, prevedendo l'erogazione di servizi o centralizzati all'interno delle case di comunità, hub o spoc che siano, o all'interno degli studi proprio dei singoli medici di famiglia. Credo che questa capacità, che potrà in qualche maniera essere espressa dal nuovo contratto nazionale che speriamo nei prossimi giorni sia sottoscritto, possa essere il preludio di un nuovo modello e anche la soddisfazione, per dare soddisfazione al bisogno di salute dei cittadini. E ringraziamo il Presidente nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, il dottor Filippo Anelli, per questo intervento. E allora, come immaginiamo quindi il futuro del medico di famiglia e della nostra salute? Lo chiedo a entrambi. Dottoressa Brudaglio. Effettivamente, forse questa trasmissione la potevamo iniziare così. C'era una volta il medico di base. Brava. C'era una volta il medico di famiglia, che poi è diventato il medico dell'assistenza primaria e che però forse rimane la figura insostituibile della storia della persona. Mi è piaciuta questa definizione, non so se condividi, dottor Graziano, il confessore laico del paziente. D'accordissimo, assolutamente. E però, nonostante questa importanza, questo ruolo, no, primario nelle cure della figura del medico di famiglia, abbiamo un problema, cioè che nel prossimo futuro, sì, a breve, probabilmente almeno uno su cinque utenti correrà il rischio di perdere il medico di base, cioè di rimanere senza medico. Per quale motivo? Naturalmente è un fatto di cortocircuito e queste sono proiezioni positive, ottimistiche, perché si ipotizza che il numero delle persone che professionisti, no? Gli operatori della salute mentale che andranno in pensione non sarà poi rimpiazzato dallo stesso numero di persone che inizieranno una carriera come medico di famiglia. E quindi questo presuppone che tutti andranno in pensione a 70 anni, ma molti di loro avranno maturato i requisiti anche prima. E allora probabilmente, da c'era una volta, noi diremmo medico di famiglia cercasi. Assolutamente. E invece per quanto riguarda la salute, dottor Zaccaro, qual è il nostro futuro? Io il futuro lo vedo molto incerto, è abbastanza confuso. Ultimamente si sta parlando delle cosiddette autonomie regionali.
Non so fino a che punto possono essere una cosa che si, fattibile. Lo Stato deve essere più presente. Col PNRR si è detto, ma non si è fatto. Si è detto che si devono buttare soldi sulla medicina territoriale. Noi non ne stiamo vedendo, anzi è aumentata la restrizione, vedasi le infermiere che magari non ci vengono concesse o i collaboratori di studio. Lo Stato deve essere più presente e deve distribuire i propri fondi con una certa equità, perché se no si viene a creare ancora di più il divario tra Nord e Sud. Il futuro. Tempo fa ho visto una puntata su Report dove le case della salute sono nate come funghi nel nord. Piccolo particolare, erano vuote e non c'era assolutamente nessun medico. Ora, il futuro è fatto proprio come diceva il nostro presidente, delle cosiddette AFT, cioè associazioni funzionali territoriali, monoprofessionali, dove c'è sempre il medico di famiglia, però che fa riferimento a un discorso di case della salute, dove c'è una molteplicità di professionisti con infermiere, con tutto quanto, quasi un pre-pronto soccorso più che altro. Questo potrebbe in un certo qual modo essere un vantaggio, così non si ha quello che succede in pronto soccorso, almeno qui ad Andria, quella moltitudine di gente che si reca al pronto soccorso e aspetta delle ore. E quindi di conseguenza si dovrebbe, però ho detto ci vuole la mano dello Stato con equità distribuire diciamo, le risorse, specialmente al sud dove, come ha detto la dottoressa Brudaglio, fondamentalmente mancano i fondi. Questo dal punto di vista nazionale. È logico che noi abbiamo anche il nostro portale sanitario che ci aiuta. In futuro basta andare con una tessera sanitaria da qualsiasi medico, col CIP vedrà tutta la nostra storia clinica. Ho detto questo dal punto di vista italiano. Dal punto di vista invece locale, territoriale. Ho detto, vedo bene il fatto di queste associazioni di più professionisti, anche perché spezzo una lancia a sfavore del, ad esempio, la guardia medica, secondo me non dovrebbe essere fuori l'ospedale, è una cosa che secondo me non dovrebbe esserci. A livello internazionale invece si stanno formando delle task force per le cosiddette minacce globali, come ad esempio il discorso della pandemia, e questo è una buona cosa. Si sta a livello anche comunale interessandosi ancora di più della prevenzione, anche con queste puntate che noi svolgiamo, e anche sulla cronicità. In effetti la cronicità, visto che l'Italia ormai è diventato un paese vecchio, si è dato molto spazio alla cronicità. Bene, prima di concludere questa prima puntata del Tè della Salute, io dedicata, incentrata sulla figura del medico di medicina generale, dottoressa Brudaglio, come di consueto, chiedo a lei, come novità anche di questa puntata, di questa edizione, di porre un'ultima domanda al nostro ospite, al dottor Zaccaro. Io andrei su una domanda molto pratica, necessaria per chi ci sta seguendo. Abbiamo detto cercasi medico di famiglia, certo. Ok, ne abbiamo bisogno, qual è la prassi, dove ci rivolgiamo? Niente, bisogna andare al distretto, c'è l'ufficio anagrafe, vedere quale medico è libero e di solito la scelta del medico avviene a seconda il quartiere. Adesso con il discorso delle ricette è più facile, magari anche a distanza. Però di solito ho notato questo, nei miei 30 anni di esperienza si sceglie il medico. Logicamente è una questione anche di empatia. Bene, concludiamo quindi questa prima puntata del Tè della Salute. Ringrazio i nostri ospiti in studio, partendo dalla Presidente, dottoressa Flora Brudaglio. Grazie per essere stata con noi. E poi naturalmente l'ospite Graziano, dottor Graziano Zaccaro, per aver accettato il nostro invito. È stato un piacere, grazie a voi. E allora ringrazio anche voi telespettatori a casa, noi vi rimandiamo alla prossima puntata della seconda edizione del Tè della Salute. Buona serata.